Ciao a tutti e bentornati su MSC Crociere Passion Channel. Io sono Gustavo, questo è il mio canale. Se siete appassionati di viaggi, ma soprattutto di crociere, siete nel posto giusto. Oggi siamo su MSC Grandiosa. Abbiamo effettuato tutte le procedure di imbarco, check-in, nuovo tampone negativo e adesso siamo saliti a bordo. Abbiamo con noi la tessera di imbarco. Andiamo a vedere la nostra cabina. Andiamo. Siamo al ponte 14. La nostra cabina è la 14.288 ed eccola qui. Scopriamola insieme. Ecco, questo è il badge che MSC rilascia ogni volta che viene sanificata la nostra cabina. Andiamo a scoprirla. Per accedere alla nostra cabina utilizzeremo la nostra cruise card, che sarà anche la scheda che ci accompagnerà per tutta la crociera per acquistare ed utilizzare tutti i servizi di bordo. Vediamo come si accede. Poggiamo la nostra cruise card sul dispositivo di apertura della cabina e ora si può accedere. Nella nostra cabina possiamo rimuovere la mascherina. Al momento dell'ingresso possiamo inserire la nostra cruise card all'interno di questo dispositivo, che serve per usufruire di tutte le utenze della cabina, quindi luce, riscaldamento o aria condizionata, televisione e tutte le utenze. Ecco, siamo giunti nella nostra cabina. La nostra è una cabina particolare perché è una cabina di poppa. Vediamola più nel dettaglio. Il nostro letto è posto in una posizione un po' più particolare perché è vicino il balcone, non come altre cabine che hanno il letto come si entra. Abbiamo quindi specchiera, il telecomando che è stato sanificato e quindi viene consegnato in questo sacchetto proprio a riprova che il telecomando è stato sanificato. Le mascherine che MSC fornisce ogni mattina per gli ospiti della cabina. E questa è una novità, si chiama Zoe e sarà il nostro assistente virtuale per tutta la crociera. Basta dire ok Zoe e Zoe infatti si illumina. Mi scusi, non ho capito. Potrebbe ripetere per favore? Qui invece disponiamo del frigo bar. Questo è il tariffario del mini bar, dove potremo vedere il listino di tutto ciò che potremo consumare. Ed è qui. Il frigo bar dispone di diverse bevande che successivamente al consumo vengono subito rimpiazzate. Andiamo oltre. Sempre all'imbarco il nostro cabinista ci ha lasciato il suo bigliettino e lui sarà la persona che si occuperà di tutte le esigenze relative alla nostra cabina. Quindi per qualsiasi problema noi ci rivolgeremo sempre a lui. Questi invece sono i fogli informativi della sicurezza
che MSC ci garantisce ogni volta che saliamo a bordo delle sue navi. E questo invece è un piccolo omaggio che la compagnia ha voluto riservarci per questa crociera. Poco più su, un grande televisore per i momenti di relax e di riposo nella nostra cabina. Questo è il telefono per contattare la reception oppure le altre cabine. Il divano della nostra cabina probabilmente è anche più grande rispetto al solito, che in caso di prenotazioni per cabine triple o quadruple si può aprire e quindi si trasforma in lettino singolo oppure in letto a castello. La nostra cabina è una doppia, per cui il divano è in configurazione standard, per cui svolgerà esclusivamente la funzione di divano. La scrivania dispone quindi di specchiera, vari ripiani utilizzabili, un grande cassetto e una serie di ulteriori cassetti, tra cui il primo che comprende anche il phon. Ci sono prese per la corrente dei nostri dispositivi convenzionali utilizzate in Europa, e da quest'altra parte abbiamo prese per la corrente per altre tipologie di dispositivi con trasformatori diversi, ad esempio. Per questa occasione il letto è in configurazione matrimoniale, con la particolarità che è composto da prodotti esclusivamente Dorelan di massima comodità e qualità. Qui ci sono i teli forniti per l'utilizzo in piscina e da quest'altra parte il programma che il nostro cabinista ci fornirà ogni sera dopo aver riapprontato la cabina, proprio per non perdere nessuna delle attività possibili da svolgere a bordo. Sul programma c'è sempre l'abbigliamento serale consigliato per ogni tipologia di serata, per cui qualora fossimo interessati a voler procedere all'acquisto di alcune escursioni in particolare, sapremo sempre con esattezza quale acquistare. Ricordiamo però che le escursioni sono prenotabili dal box escursioni. Più a destra ancora abbiamo il comodino con un doppio ripiano e qui un applique con doppia luce, regolabile di intensità semplicemente con la pressione del nostro dito, e al di sotto di questa applique vi è la presa USB per la ricarica rapida dei nostri telefoni. Elemento importantissimo per tutti noi viaggiatori è l'armadio, ed MSC Grandiosa non ci deluderà, perché per quantomeno due persone l'armadio è ampio e spazioso. Una moltitudine di ripiani e cassetti da una parte, qui abbiamo anche la cassaforte per custodire i nostri gioielli o altre cose preziose. Da quest'altra parte c'è un grande scomparto con molte grucce per riporre i nostri abiti e vestiti. Seguitemi. Qui abbiamo il dispositivo per regolare la temperatura della nostra cabina da più calda a più fredda, in modo da poter avere il massimo comfort possibile che desideriamo. Andiamo a vedere qual è il nostro bagno. Il bagno è molto ampio e spazioso e dispone di una grande doccia. Cosa particolare, lo shampoo e il doccia schiuma sono fatti esclusivamente per MSC. Abbiamo uno specchio ad angolo, così come il lavandino, uno specchio con una lente di ingrandimento ed altri ripiani utilizzabili per i nostri prodotti. Qui ancora altre mezzo.
base alla nostra esperienza di crociera che abbiamo acquistato, si può avere la possibilità di richiedere la colazione in camera gratuitamente, con le fasce orarie desiderate, e ordinare ciò che desideriamo dalla lista menu. Ma adesso voglio farvi vedere una delle particolarità e delle cose più belle della nostra cabina. Il balcone. Andiamo a vedere. Il balcone della nostra cabina è molto ampio e spazioso, dispone di due sedie, un tavolino per potersi sedere e godere di una vista mozzafiato della quale si può beneficiare dal ponte 14 della MSC Grandiosa. Dalla nostra cabina di poppa oggi potrete ammirare il panorama di Napoli e da questa parte il Maschio Angioino. La Certosa di San Martino. Adesso sul panorama di Napoli io vi saluto e ci vediamo al prossimo episodio. Se vi è piaciuto questo video mettete un like, commentate, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità a bordo di MSC Grandiosa. Ciao a tutti!